tagliare il nastro sono i bambini insieme alla dirigente scolastica e al sindaco di Praiamare, Antonio Praticò. Questa mattina finalmente la contrada Laccata ritorna in possesso del plesso scolastico Falcone, una scuola completamente rifatta dopo la demolizione della precedente struttura, chiusa il 20 aprile 2015 con un'ordinanza sindacale perché ad alto rischio igienico. Furono proprio i genitori degli alunni a chiedere un intervento decisivo. Nel corso degli anni, infatti, le cattive condizioni della struttura hanno sempre tenuto in allarme docenti e familiari degli alunni, tant'è che proprio nel corso dell'anno scolastico 2014-2015 molti genitori avevano optato per il trasferimento dei propri figli in un altro plesso. L'opera è costata 1 milione di euro. All'inizio per i lavori erano stati stanziati circa 750.000 euro, poi un ulteriore aumento della spesa proprio perché ci si è resi conto che bisognava ripartire dalle fondamenta. La scuola elementare Falcone adesso può essere definita all'avanguardia. Il vero taglio del nastro però sarà a settembre, con la riapertura della scuola e quando si potranno dire finalmente conclusi per gli alunni residenti in località Laccata i tanti viaggi della speranza. Infatti per anni i bambini hanno dovuto usufruire di aule poco spaziose e non a norma o sono stati trasferiti forzosamente nelle altre scuole di Praiamare. L'edificio non era a norma, non poteva ospitare adeguatamente tutti gli studenti e tutte le classi. Infatti aveva diversi problemi infrastrutturali che comunque sono stati risolti grazie al finanziamento che l'amministrazione comunale ha messo in atto. Adesso siamo veramente felici e orgogliosi, soddisfatti della nuova edilizia scolastica perché effettivamente rispondente, come lei sottolineava, a tutte le normative sulla sicurezza. E quindi gli studenti potranno entrare in un contesto di apprendimento adeguato al loro benessere, la loro voglia di lavorare in aule attrezzate, utilizzando servizi igienici adeguati e anche per quanto riguarda insomma, tutto il contesto esterno. È stato ripristinato, sono state messe anche le scale di emergenza, tutto il sistema per quanto riguarda l'impianto antincendio è stato messo a norma. E effettivamente è un traguardo che abbiamo raggiunto, che è importante perché questa comunità scolastica aveva la necessità, ripeto, di un'edilizia adeguata ai nuovi modelli di apprendimento, quindi fatte di aule capienti, spaziose, che sono accoglienti innanzitutto per poter soddisfare l'esigenza dell'utenza.